Bene a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti, signori, che come mi dite nei messaggi non sono quelli che si mangiano, ma sono i nostri gamberetti del Morecambe che stanno cercando la scalata verso la Premier League. Ormai non so quanti episodi sono, forse una sessantina. Siamo partiti dall'ultima divisione della serie inglese, del campionato inglese, e siamo arrivati in Championship, signori, ovvero la Serie B inglese. Ci manca l'ultimo passettino per arrivare in Premier e quantomeno completare l'obiettivo di essere raggiunti in Premier, perché poi riuscire a vincere qualcosa di importante è quasi, penso, impossibile simulando tutte le partite. Detto questo, signori miei, prima di partire col video vi ringrazio. Ho dato un colpo al microfono. Prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie e spero vi continui a piacere e continuate con me a sperare nel raggiungimento di qualche obiettivo. E vi ricordo di seguirmi sui social come sia Instagram che su Facebook, mi trovate come Maullo941 e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate il tutto per il tutto en baladan, i link in descrizione. Detto questo, partiamo con il video. Ok, signori, allora noi siamo al 1 aprile 2023. Rimangono per l'esattezza 3, 2, 5, 5, 5, 7, le ultime 7 partite, signori, le ultime 7 partite. Noi siamo a un punto dai playoff. Allora, io non so se noi riusciremo, se non dovessimo centrare i playoff, signori, io non so se continueremo questa serie, non ve lo so dire. Fatemelo sapere nei commenti se vogliamo provare a fare un'altra stagione per cercare di raggiungere la Premier oppure se la vogliamo abbandonare così in attesa in attesa di FIFA 21. Quindi fatemi sapere voi, perché sicuramente altri 3 episodi ci saranno. Detto questo, signori, siamo in casa con del Queen Park Ranger. Abbiamo la squadra che è mezza stanca. Come mai? Allora, Red si va a fare un giro e gioca Mariani, che è un poco stanco, che è un poco abbronciato, però è sicuramente più carico. Qui abbiamo sulla destra c'è Peter Pan, Amponsah, Nicholson, Watanabe, gioca lui, Lima, Salazar, Drollo, Morris, Claudio, niente, raga, giochiamo così. C'ho la squadra mezza stanca, ma non ci posso fare assolutamente niente. McKinley è tornato in porta, va bene. In casa contro il Queen Park Rangers, vediamo cosa riusciamo a fare. Loro vengono da una sconfitta contro il Burnley. Che ce famo noi, raga? Incrociamo tutto l'incrociabile. Pareggiamo 1-1, mannaggia. Gol di Naga che la recupera al 76esimo. Naga, che ricordo nello scorso episodio abbiamo venduto perché hanno pagato la clausola rescissoria, che io non ricordavo neanche avesse Naga, però va bene. Un punticino che secondo me non ci aiuta per niente in classifica. Vediamo un attimino. Allora, abbiamo una partita in meno rispetto al Leeds e allo Swansea. Rispetto al Leeds e allo Swansea abbiamo una partita in meno e questa cosa è interessante e importante. A Bru diventa un 60, quindi inizia ad essere un giocatore. Inizia ad essere un giocatore a Bru, signori. Quindi potremmo anche valutarlo di portarcelo in panchina. Neanche di farlo scendere in campo. Di portarcelo in panchina. Giocatore squalificato, perfetto. Peter Pan è stato squalificato. Chi ci metto io sulla destra? Non si sa. Andiamo alla prossima partita. Ne rimangono 6. Ne rimangono 6 partite. Il Leeds ne ha giocata una in più, quindi ne ha solamente 5. Penso di essere Mie Johnson. Il nostro The Rock torna a parlare. Il nostro The Rock torna a parlare. Ma che vuoi, The Rock? Penso di essere migliorato, perciò vorrei rivedere il mio stipendio. Ma che stai di? Ma che ne riparleremo presto. Ma te ne devi andare. Ti sei lamentato per tutto l'anno. Ma che vuole? Allora, contro il Crystal Palace, signori. Allora, Peter Pan è stato espulso, quindi al suo posto giocherà Kuruma. Perfetto. Allora, Mariani lo possiamo far uscire nuovamente perché Red ha riposato. Perfetto. Hamilton è incavolatissimo, ma non posso farci niente, raga. Devo schierare per forze migliori in questo momento della stagione. Non posso più guardare le faccine. Rischio di rovinarmi tutta la prossima stagione, me ne ho perfettamente l'idea, ma non ci posso fare niente. Al posto di Watanabe, scusatemi, può tornare Mitchell, che finalmente ha recuperato dall'infortunio, e sono loro i nostri titolari, signori. I nostri titolari sono loro. Potrei portarmi al posto di Mariani chi? Nessuno. Al posto di Mariani mi porto Mariani. Al posto di Alves, veramente no, al posto di Mariani. Giochiamo con loro, signori. Una vittoria oggi sarebbe importantissima. Ci stiamo giocando le ultime chance di andare ai playoff proprio sul filo di lana. Contro il Crystal Palace, in casa, di nuovo. Loro vengono da una vittoria contro il Middlesbrough. 3 vittorie consecutive per loro. Ahia, la vedo dura. Che ce famo noi?
Ci pareggiamo 1-1, gol di Nicholson, mannaggia, l'hanno mandato in vantaggio noi al 78esimo e ce l'hanno pareggiato all'80esimo, mannaggia loro. Sono entrati Naga, Alvarez e Mariani per Claudio, Morris e Reid. Un 1-1 che non ci serve, raga, un 1-1 che non ci serve. Infatti il Leeds va 3 punti sopra noi, nonostante la partita in più, e l'Hull City ha una partita in più ed è a pari punti con noi. Mannaggia, 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 mannaggia. Stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi. Stiamo calmi. Terza partita, signori. Terza partita. Terza partita. Avviciniamoci alla terza partita che è contro i Pirati. Che squadra è? Non mi ricordo il nome di questa squadra. È stata scontata la squalifica di Peter Pan, intanto. Ok. Allora, stiamo calmi. In casa, cioè, ci siamo giocati tutte e tre le partite in casa. Tre partite in casa ci siamo giocati, raga. E abbiamo preso due pareggi finora. Allora, fermi un attimo. Ma qui sulla destra è rotto Casadei, non è vero? Sì, Casadei è rotto. Quindi io a posto di Kuruma rimetto Peter Pan, che lo sa fare. Un Ponza, Reid, Nicholson, Mitchell, Lima, Salazar, Droll e McKill, Morris e Claudio. Niente, sono loro. Mi dispiace per Hamilton che si sta lamentando che sa giocare benissimo, ma non è la tua occasione. Hamilton mio, mi dispiace per te, ma non è la tua occasione questa partita. Squalifica scontata, andiamoli a dire direttamente, così non ci rimane male. Non ci sei solo tu, ecco. Ci aspettano partite più importanti, ecco, così lo facciamo sentire più importante per le prossime partite, ecco, non siamo bruschi. Contro lo Sheffield United, signori, in casa. Loro vengono da una vittoria contro il Birmingham City. Sabato 15 aprile 2023. Che ce famo noi? Perdiamo 3-0. Ma porca paletta ambriaca. Claudio ha sbagliato un rigore al 60esimo. Doppietta di Robinson. Amponsà si è fatto male. Salazar, Amponsà e Reid usciti per Harwood, Mariani e Alvarez. Niente, signori miei. Mi sa che il sogno playoff si ferma qui. Mi sa che il sogno playoff si ferma qui. Siamo ottavi a 67 punti, 3 punti di ritardo contro il Leeds e contro l'Hull City, con una partita in meno, signori, con una partita in meno. Ai 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 ai, mi sa che il sogno finisce qui, signori. Mi sa che il sogno dei nostri gamberetti si ferma qui. Gli allenamenti continuano. Vediamo un attimino. Mannaggia, eravamo partiti benissimo. All'inizio del 2000, giocatore ristabilito, Casadei, giocatore infortunato, Amponsà per 4 giorni. Ok, chi è che vuole partire? Kurumah, apprezzo il tuo impegno. Bravo Kurumah, sei un 58, fai schifo, però ti ho dovuto mandare in campo per volontà, non per mia volontà praticamente, però va bene. Avviciniamoci alla prossima partita, signori, che è sabato 22 aprile. Andiamo a giocarcela contro il Middlesbrough. Il Middlesbrough, mamma che l'ho detto brutto, dove sta in classifica il Middlesbrough? Allora, il Middlesbrough sta sotto di noi. Noi abbiamo perso contro lo Sheffield United che è terzo in classifica. Abbiamo pareggiato contro il Crystal Palace. Quindi diciamo che non siamo andati proprio male, raga. Il Middlesbrough è dodicesimo. Allora, col Middlesbrough è importante perché se perdiamo possiamo dire completamente addio a qualsiasi tipo di sogno playoff. Se riuscissimo a vincere potremmo ancora crederci. Detto questo, signori miei, a noi rimangono le ultime 4 partite che io mi giocherò nell'ultimo episodio. Abbiamo Middlesbrough, Sheffield West, Burnley e Charlton United, se non sbaglio. O Athletic, sì, Charlton Athletic. Ci rimangono le ultime 4 partite, signori, che ci giocheremo nell'ultimo episodio. Nel prossimo episodio, non nell'ultimo episodio, nel prossimo episodio, sperando di riuscire a vincerle e a qualificarci per i playoff, raga. E poi saranno altre storie. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!